Un nuovo aggiornamento delle notizie. Sono iniziate dall'Asia le proteste degli indignati che tra oggi e domani scenderanno in piazza un po' in tutto il mondo, da Madrid ad Atene, da New York a Tokyo, con cortei e manifestazioni. 950 città in tutto il mondo di 82 paesi. Per l'Italia sono arrivati già in Piazza della Repubblica a Roma i primi partecipanti alla manifestazione nazionale, prevista per le ore 14, con zaini e sacchi a pelo in spalla. Le province dalle quali si prevede l'arrivo di manifestanti sono 80. Alle 12, come disposto dal Questore di Roma, è scattato il piano della mobilità, chiuse alcune stazioni della metropolitana come Cavour, Colosseo, Barberini e Spagna. E le prime manifestazioni degli indignati, dicevamo, sono partite dall'Asia e dall'Australia, dove sono stati organizzati cortei che si ispirano sia alle proteste europee sia al movimento americano Occupy Wall Street. A Sydney, sperate dagli organizzatori, si è deciso di continuare con la mobilitazione di un picchetto nei prossimi giorni di fronte alla sede della Banca d'Australia. Occupy Tokyo è invece lo slogan dello striscione che ha aperto il corteo nella capitale giapponese, uno slogan sulla scia ovviamente del movimento Occupy Wall Street. I manifestanti giapponesi si sono poi riuniti fuori della sede della TEPCO, gestore dell'impianto di Fukushima, criticando con slogan anche il nucleare. Dunque abbiamo visto questo striscione, Occupy Tokyo si rifà al movimento Occupy Wall Street. Da 4 settimane nei pressi appunto del distretto finanziario degli Stati Uniti. Andiamo a vedere con la nostra corrispondente Giovanna Botteri come questo movimento si sia poi diffuso in tutte le altre città del paese. Succede che una serie di persone normalissime, neanche militanti di nessun movimento, di nessun partito, comunicando via internet, dice: ma con tutto quello che ci sta succedendo qui negli Stati Uniti, com'è possibile che noi non ci ribelliamo, che noi non ci indigniamo, come hanno fatto in Egitto che avevano una dittatura, come hanno fatto a Madrid che sono scesi in piazza? Al che 3, 4, 5, 10 rispondono: facciamolo anche noi, e si ritrovano in 10, 20 persone fuori da Wall Street. Questo movimento Occupy Wall Street è nato esattamente così. La cosa incredibile e straordinaria è che quei 20 sono diventati milioni e milioni. C'è un sondaggio che ha fatto Time Magazine che dice che oramai più del 90% degli americani è a conoscenza di Occupy Wall Street, e addirittura il 54% degli americani è favorevole al movimento. Per darti una misura, il 27% sta con i Tea Party, e i Tea Party sono quelli che hanno determinato, manovrato la politica americana negli ultimi 2 anni, vincendo le elezioni e determinando tutto quello che sta succedendo in Parlamento. Quindi c'hai da una parte una cosa estremamente pragmatica di questo movimento, che è molto meno ideologico del movimento che qui negli Stati Uniti negli anni 60 scese nelle strade, nelle piazze per protestare contro la guerra nel Vietnam. È in qualche modo molto più accogliente, cioè ti colpisce perché hai tutte le generazioni, hai tutte le razze, hai tutte le estrazioni sociali, religiose, etniche, incredibili assieme. Lo vedete nel nostro flash in basso allo schermo, i giovani hanno ragione a essere indignati, ma a patto che non degeneri la protesta. A affermarlo è il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi in una conversazione informale con la stampa al G20, dove si trova in questo momento a Parigi. Se la prendono con la finanza come capro espiatorio, dice il governatore della Banca d'Italia, li capisco, hanno aspettato tanto, noi a loro età non l'abbiamo fatto. Dunque il governatore della Banca d'Italia, prossimo futuro governatore della BCE, è a Parigi, dove è in corso il G20 finanziario. All'ordine del giorno, al secondo giorno dei lavori, è ovviamente la crisi dell'Eurozona. Da adesso il servizio è da Parigi del corrispondente Alberto Romagnoli.
L'economia mondiale è malata, ma forse l'Europa ha la febbre ancora più alta degli altri interlocutori che sono riuniti attorno al tavolo, e possiamo vedere le immagini, soprattutto per preparare un altro summit, quello in programma a Cannes, sempre qui in Francia, i primi di novembre, dove saranno presenti i capi di Stato e di governo. E poi fra una settimana un'altra tappa importante, vale a dire il vertice europeo, dove, come hanno anticipato la Merkel e Sarkozy, dovrebbe esserci una proposta concreta per affrontare la crisi e anche rilanciare lo sviluppo. Fatto sta che ieri i BRIC, i paesi emergenti, vale a dire Brasile, Russia, India e Cina, hanno offerto la loro disponibilità a mettere a disposizione dei fondi del Fondo Monetario Internazionale, quindi a dare iniezioni di denaro se ci fossero delle emergenze. Ma gli Stati Uniti ed altri parti hanno detto no, in questo momento non ce n'è bisogno. Perché? Perché nel frattempo i paesi emergenti chiedevano poi di contare di più nelle istituzioni dell'economia globale come il Fondo Monetario Internazionale. L'Italia è rappresentata qui dal futuro governatore della Banca Centrale Europea Draghi e dal ministro dell'Economia Tremonti. Per ora è tutto.